Gli eventi della nostra infanzia vengono spesso ricordati dalla nostra mente con particolare nostalgia, che volenti o nolenti, complice lo scorrere degli anni, li distorce, regalandoci una versione confusa e vaga. Ma cosa accadrebbe se potessimo rivivere questi momenti passati con la consapevolezza e la mentalità acquisite in età adulta? Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo consiglio in breve. Oggi parleremo di un'opera cardine del fumetto intimista giapponese raccontata dal maestro per eccellenza di tale arte, il compianto Jiro Taniguchi. Sto parlando di Quartieri lontani, una delle opere migliori del maestro, scritta e disegnata tra il 1998 e il 1999 e contenente tanti dei temi cari al suo autore. L'incipit è semplice e non particolarmente originale, tuttavia il punto di forza del racconto risiede nel modo con il quale Taniguchi riesce a portarlo avanti, dipanandosi di capitolo in capitolo senza mai perdersi in banalità o parti morte. Hiroshi, un salaryman di 48 anni, concentrato sul lavoro e poco sulla moglie e sulle due figlie, sale un giorno, per errore, su un treno che lo conduce in campagna, in un piccolo paesino, la sua città natale, dove, vista l'occasione, decide di far visita alla tomba della propria madre. Proprio nel momento della visita al cimitero ha un mancamento, sviene e al suo risveglio scopre un qualcosa di inaspettato e incredibile. Non è più un uomo di mezza età, ma bensì è tornato ad essere il ragazzino di 14 anni che scorrazzava per le vie della piccola cittadina 3 decenni prima. Inizialmente è confuso, pensa si tratti di un'allucinazione o di un sogno. Decide così di rivivere il suo passato con gli occhi di un adulto, riscoprendo luoghi che il tempo aveva cancellato, amicizie dimenticate e ritrovando l'amata madre, morta a causa di una lunga serie di eventi scaturiti dalla sparizione misteriosa del marito, il padre di Hiroshi, avvenuta proprio durante l'estate che il nostro protagonista si è ritrovato inspiegabilmente a rivivere. Inizierà quindi pian piano a vestire i panni del suo io adolescente per evitare di destare sospetti e nel farlo scoprirà un mondo che ricordava diverso, vivrà determinati momenti ed eventi della sua giovinezza con occhi diversi e con una sensibilità maggiore, apprezzerà maggiormente i momenti felici con la sorellina, il padre, la madre e la nonna e inizierà a modificare alcune situazioni del suo passato, rivivendo determinate amicizie e scoprendone di nuove, che mai avrebbe creduto di poter instaurare. La leggerezza di quel periodo, contornata tuttavia da una leggera malinconia, derivata dalla nostalgia che Hiroshi prova nel rivivere quei momenti e dalla tensione che si fa sempre più forte in lui, man mano che, mese dopo mese, inizia ad avvicinarsi il momento in cui suo padre, un uomo affettuoso, un lavoratore tenace ed un marito fedele, sparì da un momento all'altro, senza motivo, e non tornò più. Scoprire il passato misterioso dei suoi genitori che, dietro all'apparenza di una vita tranquilla e normale, nascondono forse qualcosa che è sempre rimasto celato. Sfruttare l'inspiegabile evento occorsogli per poter riflettere sulla sua vita, sul modo con il quale tratta la sua famiglia e sul ricordo che lui stesso ha del suo passato, completamente diverso rispetto a ciò che si ritrova man mano a rivivere. Quartieri lontani è un racconto intimista, capace di coinvolgere il lettore senza l'utilizzo di grandi colpi di scena, ma solamente grazie alla delicatezza del racconto, alla poesia grafica e narrativa che Taniguchi è stato in grado di imprimere all'interno dell'opera, alla sua capacità di far riflettere il lettore, permettendogli di immedesimarsi in Hiroshi stesso, nella sua storia, nei suoi tormenti e nel suo tentativo, arduo e disperato, di costruirsi un'adolescenza ideale e fittizia, cambiando gli errori del suo passato.
Ci siamo ragazzi, anche questo consiglio in breve è finito, breve ma intenso. È il primo del 2020, cercherò comunque di farne altri ovviamente durante l'anno e spero che questo vi sia piaciuto. Nel caso vogliate leggere Quartieri Lontani del buon maestro Taniguchi, potete comprare questa edizione gigante stampata recentemente da Cocconino Press al prezzo di 23 euro di copertina, che scendono a 19 se l'acquistate da Amazon. Ancora c'è lo sconto del 15%, non so quanto potrà durare. Comunque, se acquisterete il volume dal link di Amazon che vi lascio sotto in descrizione, come al solito io prenderò una piccola percentuale sulla vostra spesa. È una bella edizione, l'unico difetto forse è riscontrabile nella leggera trasparenza delle pagine, però non è nulla di eclatante. Per oggi è tutto, come al solito, come ho detto prima, spero che il video vi sia piaciuto. In caso sia così, vi invito a lasciare un like, a condividerlo, a iscrivervi al canale nel caso non foste ancora iscritti. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao!